Piazza Grande ha accolto ancora una volta la più antica mostra mercato di materiale fotografico d'epoca. Boom di espositori per la 66esima edizione di Foto Antiquaria. La presenza di oltre 50 bancarelle ha dimostrato l'interesse attorno al settore. I visitatori sono arrivati da tutta Italia, appassionati di fotografia ed esperti che attendono l'appuntamento con Foto Antiquaria nel panorama nazionale. La 66esima edizione, organizzata dal Fotoclub La Chimera insieme a Confesercenti, ANCOS, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il supporto di Fotottica Franchigna, ha visto anche un evento collaterale con l'interessante mostra fotografica Paesaggio Umano di Fabio Civitelli, il noto disegnatore di fumetti di Tex Willer, in veste questa volta di fotografo. Tex, come avrebbe fotografato questa modella, secondo te? Allora, prima di tutto, non è vero che non ha dei rapporti con la fotografia, perché lui ha vissuto un'avventura con un fotografo famoso, realmente esistito, che si chiamava Timothy O'Sullivan. E lui è stato fotografato mentre dava un cazzotto a uno e Timothy O'Sullivan con la macchina Laster riuscì a immortalarlo mentre picchiava uno, quindi è un personaggio anche della Però fotografia. le donne, come hai detto, quindi le avrebbe fotografate con tutto Ma lui, rispetto. essendo una persona assolutamente non razzista, lui vive con gli indiani, quindi le sue foto sarebbero state delle indiane che tessono i tappeti, che fanno i vasi di coccio, queste cose qui. Quindi lui vive in un villaggio con gli indiani. E a Noemi chiediamo. Una bellissima esperienza, un'accoglienza fantastica, tanto calore, tutti molto carini, gentili. Simone mi ha accolto benissimo e quindi benissimo, davvero, molto carina e mi sono sentita ben accolta. Quindi gli aretini sono bravi, insomma. Sì, brava gente, gli Ah, aretini, sì. brava gente. Sì, senza dubbio. 2 di ottobre si inaugura la più grande mostra di Tex mai concepita a Milano, alla Permanente di Milano. Al piano terra ci sarà Caravaggio e poi la mostra sale di livello e ci siamo noi al primo piano. Dopo Caravaggio, Dopo certo. Caravaggio. Metà di ottobre saremo a Tiferno Comics, a Città di Castello, per un dibattito su Tex e una presentazione dei libri di Tex. Poi, riguardo fotografia, avrò in autunno una mostra a Torino con disegni e fotografie. E poi vedremo di farla diventare itinerante. Insomma, le cose ne bolle in pentola parecchie. Settore quadri, a febbraio si inaugura una mia personale di quadri a Milano, alla Galleria Ca' di Fra.